y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido para tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. La quinta puntata di Simon River Beats, ben ritrovato Gianluca, noi ci siamo già, abbiamo già avuto modo di intervistarti a Pisa, buongiorno a te. Buongiorno a tutti. Siamo qui perché ormai stiamo facendo il giro delle scuderie e oggi tocca a te. Presenteremo i quattro puledri che hai, tutti pronti al debutto o che debutteranno più avanti. Insomma, non proprio tutti pronti, comunque ci stiamo lavorando. E poi ci abbiamo l'anziana Claudio Sedi, si può chiamare anziana anche se solo, ha solo tre anni, è passata in tre anni. Parliamo un po' di questa cavalla. Una cavalla che sta dimostrando... Una velocista, sì. Grandi dubbi, abbiamo visto a Pisa che ha vinto un 13-2 la volta scorsa, la volta scorsa è terza. La volta scorsa è terza, insomma, ha corso bene ugualmente, ha avuto una corsa non proprio, ha avuto qualche intoppo durante la partenza, è stata bloccata due volte, questo ha fatto sì che, essendo lui una cavalla passista, è stata in qualche modo penalizzata, perché comunque lei ama fare il suo passo, quindi rallentandola su tutte le lunghezze che vanno perse, non recupera. Però insomma sono contento ugualmente perché ha fatto ugualmente un buon finale, insomma ha ottenuto un buon terzo posto. Probabilmente senza quelle due frenate poteva fare qualcosa in più, comunque siamo contenti ugualmente. L'impressione visiva è che non faccia più i parziali che faceva qua in Sardegna. Sì, si è un attimino, ha perso un po' di velocità in partenza, però forse ha guadagnato qualcosa in arrivo, sì. Arriva, considerando che la sua distanza era a 1000 metri, adesso affronta i 1200, insomma, abbastanza... Più fiducioso. Sì, fa il finale non proprio in calare come magari l'abbiamo vista alle prime corse, quindi questo ce lo fa. Io ho notato una cosa, due volte l'ho notato, poi non so se tu me lo confermi. Sia quando l'hai montata tu a Villa Cidro, che ci hai vinto nel pesante, e sia quando l'hai montata sulla Sapizza, quando l'avete toccata entrambi, con la frusta ha fatto un cambio d'azione. Sì, invece l'altra volta ci ha provato, ha fatto una puntata, poi è rimasta su quel passo e ha finito terza. Sì, ci sono state corse dove è andata bene senza l'uso della frusta. Adesso ultimamente invece la corsa che aveva vinto a Pisa è stata più volte sollecitata con la frusta e ha reagito bene, ha avuto una buona reazione. La categoria lo richiedeva. Sì, infatti. Sì, però ha avuto una buona reazione. L'ultima volta invece è rimasta, come detto tu, sì, sul passo, però comunque insomma ha fatto una bella addirittura, considerando le due. E due topi che ha avuto. Senti, programma per il futuro? Cioè, nell'imminente cosa ci abbiamo? Ma adesso avrebbe una corsa qua all'apertura Clivani, ma dovrebbe portare un bel po' di chili, quindi adesso vorrei vedere se, insomma, come dicono è tutto vero, che Roma Campanella dovrebbe riaprire. Vuoi aspettare un po'? Vogliamo guardare il programma, anche perché adesso è beccato un'influenza, per cui dobbiamo un attimino rallentare. Quindi insomma vedremo cosa troveremo, che cose troveremo. Bisogna guardare un attimino il programma in giro, sì. Mare un occhio anche qua, se può. Sì, certo, sì. Se può correre qua, giustamente. Qua siamo in casa, però insomma. È una cavalla che in prospettiva sta bene in certe categorie, cioè negli handicap, ha dimostrato insomma di potersela giocare bene in quei contesti, insomma, dei discendenti, anche ben dotati come quelli che ha fatto. Ok, allora parliamo dei puledri. Ne hai quattro, partiamo da Alioni, che è un fondo arabo. Sì, un fondo arabo, è un cavallo, un buon fisico. La nonna l'avevamo noi, qua a Gallura. Insomma, sta andando benino, un cavallo
dall'azione un po' macchinosa, probabilmente non sarà un cavallo adatto alle brevi distanze, però insomma meglio. Ricordiamo che è figlio di Rialto, uno dei pochi figli di Rialto, il vincitore del derby, e il figlio di Oscar Dei e Calun della razza di Piras, quindi una scommessa nuova a questi puledi di questo stallone. Linea, senz'altro ottimo per cui, diciamo. Lui è il primo stallone che proviene a questo allevamento, quindi vedremo per la prima volta in... Vedremo per la prima volta gli anglo-arabi in corsa, a vederlo morfologicamente è abbastanza carino. Sì, un bel allevamento, insomma, è mezzi abbastanza proporzionato, insomma. Il 6 aprile c'è la debuttante, conti di debuttare o nel concetto? Ma adesso sì, vediamo questi prossimi, i restanti giorni che mancano, insomma. Dovrà fare qualche altro lavoro, qualche altro galoppo, convincere che arriva, anche se insomma non penso di arrivarci al 100%, ma non vorrei neanche arrivarci al 100%, perché comunque la stagione è lunga, per cui c'è ancora tanto da fare per quanto riguarda la corsa. Sì, la stagione, come ho detto altre volte, finisce il 30 dicembre, se non sbaglio, a Villa Cidro. Essendo un fondo arabo, però chi l'ha acquistato è il sogno di tutti, il derby. Il derby che a te è sempre sfumato, Mario, vinci. Infatti, ci speri di vincere. Magari questa non sia la data giusta, comunque insomma. Adesso vediamo di fare ovviamente la prima parte, poi insomma per il derby e per le altre corse, insomma, ci sarà tempo di. Restiamo sempre nel fondo arabo, ovviamente parlando arabo, Alberigo è un fondo arabo, come mi hai detto prima, un strafondo arabo, perché è un figlio di Caligola e di un affondo arabo. Da madre fondo arabo e da un puro sangue arabo, quindi ha un'altissima percentuale di anglo-arabo, e insomma anche lui è un bel cavallo, cioè morfologicamente messo. Come stiamo vedendo, per essere figlio di Caligola, cioè dell'arabo in generale. Sì, come struttura, insomma, non si direbbe che è figlio dell'arabo, perché ha una bella struttura. E, insomma, lui è l'ultimo che abbiamo domato, quindi sta lavorando, il proprietario non ha fretta per il momento di debuttare, quindi insomma stiamo andando cauti, vedremo più avanti. Il 6 aprile lui aspetti un po'. No, lui 6 aprile sicuro che non corre. Ok. Allora, Alberigo, mi soffermo io un secondo, perché lui è figlio di Fiarola. Fiarola ormai io perlomeno l'ho citata qualche volta nel blog e anche da poco nei servizi, perché la madre di Tidoc è Tidoc, unico zerese che ora è a Siena. Fiarola è la sorella di Porto Alabe, vincitore del Palio di Siena. Questo incrocio, mi è stato detto, è stato fatto per cercare la femmina. È un incrocio che si fa in Sardegna per mantenere la razza. È nato un maschio e lo si tenta, dai. Beh, certo. La speranza è quella, ci dovesse essere qualcosa di interessante, sarebbe un buon prospetto per quanto riguarda il produttore. Esatto. Tocca a te allora. Speriamo bene. Anubirus Pina, una puro sangue arabo, tu c'hai un bel feeling con gli arabi. Sì, puro sangue arabo della linea dei Ruspina, insomma, chi segue gli arabi senz'altro conosce l'allevamento. Maschio o femmina? È femmina, quindi è figlia di Caligola anche. Sì, figlia di Caligola. Anche lei è una bella puledra, piccoletta, però ben raccolta, robusta. Lei il 13 aprile? Ma lei sì, dovrebbe. Ricordiamoci, ha debuttato quest'anno. Esatto, sì. Da sole femmine. Sì, dovrebbe arrivare a una preparazione, insomma, più che discreta, dai, quando ha quella data e il lavoro, quindi. Dopo parleremo anche di te e dei tuoi successi con Caligola. Chiudiamo con i puledri. C'è una puro sangue inglese di 2 anni, nata e allevata in Sardegna, si chiama Ginevra Vegas, figlia di Mr. Vegas, appunto. È uno stallone che insomma ha dato bene, ha dato buoni soggetti, per cui insomma ci abbiamo buone speranze. È una bella cavallo anche lei, un po' tardiva sicuramente, però. La chiave del successo, secondo te, dei cavalli nati allevati in Sardegna per competere con quelli acquistati, perché ormai c'è la moda, come hai saputo, di andare in Irlanda, tu stesso Claudio Seding l'hai acquistata in Irlanda, secondo te qual è la chiave per portarli a
per portarli al livello dell'irlandese, perché l'Irlandese... Vabbè, portarli a livello dell'irlandese... Cambia, insomma, secondo te, l'allenamento? È difficile, anche perché qua in Sardegna più che altro l'allevamento è anglo-arabo. Lo sangue ci sono, i proprietari che allevano, ma è più che altro votato verso il mezzo sangue, per cui lo sangue diciamo che siamo un po' dietro. Parlare poi di arrivare a livello di... Ma parlo per la Sardegna, noi cioè abbiamo tre criteri, sì, quindi quali sono le cose principali? Mi sembra un azzardo un po' troppo grande. Abbiamo visto da poco Pintor Fisica, che un cavallo è nato alle volte in Sardegna. Bisogna un po' crederci di più, secondo te, su questa, sull'allevamento, sì, del pollo. Comunque, cavalli allevati in Sardegna, di cavalli che sono riusciti e hanno ottenuto risultati anche nella penisola, ce ne sono. Ecco, ne cito uno, Dream Free, ad esempio, va allevato in Sardegna. Insomma, è un cavallo di tutto rispetto. C'è vita a Roma, se sì, ci ho vinto anche a Roma, ha vinto qua, insomma, un ottimo cavallo. Lui Reflare in quegli anni. Sì, sì, infatti. Due cavalli nati allevati in Sardegna. Si azzecca, diciamo così, l'incrocio, anche qua sono capaci di fare dei cavalli da corsa, anche quello sono inglese. Quindi. Parlando di te, inizia la stagione 2019, ti rivedremo in sella, credo. Beh, sì. Ormai siamo a quante primavere? In corsa. Non ho le tue. Vado per i 47. Per i 47, te la senti ancora? Qualche cosa? Sì, riesci ancora a portarla a casa? Spero di sì. Come ti stai preparando questa stagione? Ma la solita preparazione, insomma, si lavora la mattina e l'allenamento è il solito, quindi insomma, ormai da svariati anni. Stai passando ormai il passaggio da jockey a trainer ormai. Beh sì, più o meno, insomma, è già in atto il preparazione, ovviamente anagrafiche e così via. Tu nella tua carriera ti hai tolto tante soddisfazioni, hai vinto tanto in Sardegna. L'unica cosa che ti manca, se non sbaglio, è il derby. Sì, il derby. Che ti è sempre sfuggito di mano. Molti secondi, però la vittoria. È fatto secondo con... Derby l'ho vinto a Napoli, io parlo del derby sardo, esatto. Perché è la cosa più storica della Sardegna. Sì, sì. Dalami di secondo, mi ricordo. Dalami secondo, Franco di Montalto secondo. Adesso vabbè, non ricordo, comunque ne ho fatti anche altri. Secondo anche... quando vince Urlo di Aghenta. Ah sì, è vero, con Ungaro de Bonorba. Bravo, sì, Ungaro de Bonorba, sì, quello è più recente. Hai fatto secondo anche lì. Invece sì, l'ultimo Gran Premio l'hai vinto con Samaritana. Sì, l'ultimo Gran Premio. Nel 2014. Esatto. Hai vinto il Criterium, ricordiamo, a Sassari. Con sì, Sassari. Su Grastu e con il vento. Con il vento, sì. E poi negli arabi ci sono la pazza gioia, con Caligola, sì, negli arabi ci sono molte soddisfazioni, Caligola, Bonorbeso, Stasiata, Filindeu, Zulaika, insomma, tante, Terzina, tutti i cavalli che hanno avuto gli internazionali, sia qua che Grossetto. Parlando, chiudiamo con l'albero genealogico vostro, tu sei figlio di Tonino Fregiu, allenatore fantino di vecchia data, uno dei veterani che ci abbiamo qua insieme a Zio Gianmario Muroni. Sì, sì. Sei fratello di Stefano, con il quale ti sei scontrato tante volte in corsa. Una è questa, vero? Questa era Panfila de Mores. È prepotente, internazionale di 20 del 92, quindi 20. Tu sei all'interno, giusto? Sì, io c'è la narice. C'è la narice. Porta narice, sì. Come era la rivalità in casa? No, vabbè. Tranquillissimo, sì. Gelosia proprio zero, ognuno era contento dei successi dell'altro. Però sia tuo padre, tu e tuo fratello Stefano non sono mai riusciti a fare, se non siete mai riusciti a fare, ad arrivare dove è arrivato tu l'importante. Ah vabbè, è buon per lui, ma siamo sicuramente molto orgogliosi di Antonio. Un campioncino in casa. Sì, sì, insomma, per la sua carriera, spero che continui. Continuando sta continuando questo risultato? Dovrebbe andare in America.
Lo senti spesso? Sì, sì, sì. Vi contrattate? Sì, beh sì, ogni tanto chiede qualche consiglio e comunque mi dice insomma come va lì, le sue cose, come il rapporto che ha anche con allenatori, altri franchini. Sicuramente ti racconterebbe un altro mondo rispetto a quello quello che viviamo noi. Mi manda anche quotidianamente. Dei video, insomma, di quello che è il mondo dell'ippica sia quando stavo in Inghilterra che adesso in Dubai sì. Farà la Dubai World Cup, certo, qualcosa? Ma due anni di fila che l'ha fatto. Sì, non si sa, quest'anno ancora non si sa niente, perché adesso interrompono le cose proprio per via dell'ultima giornata della Dubai World Cup. Gianluca, io spero di sentirti presto, ti ringrazio per la complicità di questa intervista e ti auguro un in bocca al lupo per il 2019. Grazie. Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hey, oh, oh.